Allora, ciao a tutti, ragazzi, oggi guardiamo nello specifico anche dal computer come fare a caricare delle tracce preimpostate sul nostro Garmin Forerunner 945 e come poi utilizzare la funzionalità di guida passo passo per seguire le tracce. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andare a recuperare una traccia. Io qui ho preso come esempio il sito Wikiloc, che conosco abbastanza bene, oppure il sito Piste Ciclabili. Qui è molto semplice, per esempio da Piste Ciclabili se io clicco su questa traccia posso andare qui e decidere di scaricarla. Ho preso una traccia a caso, ovviamente, senza stare neanche a guardare quale tipo di traccia. È una traccia GPX. Diciamo che Garmin, le due modalità, i due formati che supporta sono GPX e TCX, che sono quelli specifici Garmin. Se vado su Wikiloc, allo stesso identico modo, clicco su una qualsiasi traccia, per esempio questa, e posso andare a scaricarla da qui. Ovviamente posso caricarla sull'iPhone, su Google Earth o direttamente su Garmin, ma ci vuole la versione Pro per questo. Allora noi ci scarichiamo il nostro tracciato semplificato. Ok, abbiamo scaricato, vedete qui, il GPX sia da Wikiloc che da Piste Ciclabili. Ovviamente se noi andiamo su Garmin ed entriamo quindi con il nostro account, ok, possiamo andare in allenamento percorsi. Quindi devo cliccare prima su allenamento e poi su percorsi e qui posso anche direttamente dal sito di Garmin posso tranquillamente andare a scaricare dei tracciati. In questo caso io ho selezionato quelli creati da me e quindi anche nella mappa si vedono i percorsi che ho creato io, ma volendo posso semplicemente, non lo so, se voglio cercare Pisa, per esempio. A Pisa, per esempio, questo è sempre perché sono quelli creati da me, devo selezionare percorsi nelle vicinanze, ecco, questi sono tutti i percorsi. Per esempio, io posso andare a prendere questo a caso, assolutamente a caso, e a questo punto posso direttamente inviarlo al dispositivo. Ma vedremo dopo come si fa questa operazione perché è comune a tutti, diciamo, i percorsi che andremo a vedere, che andremo a caricare. Quindi questa parte la vediamo dopo. Ora, se io invece volessi, quindi torno su percorsi, se io volessi andare a importare un percorso, clicco su importa, come avete visto qui, quindi una volta cliccato su importa si apre la pagina dove posso o trascinare oppure posso andare a sfogliare il mio disco fisso per andare a prendere il file, quindi prendiamone uno a caso dei due, ma è assolutamente indifferente. A questo punto posso iniziare l'importazione del percorso, dovrò scegliere il tipo di percorso, ipotizziamo che sia mountain bike, e a questo punto avrò il percorso vero e proprio visibile sulla mappa. Potrò dare un nome a questo percorso, quindi posso tranquillamente impostare test importazione. Ok, posso anche nel calcolatore del percorso posso anche dire io so che indicativamente andrò a una velocità media di 20 km orari, ok, e lui mi dice quanto tempo ci metterò a ultimare questo percorso.
Viceversa, posso decidere un tempo obiettivo, quindi dire io devo farlo in 4 ore, a quanto devo andare di media, e lui mi fa, quindi proviamo, io non so, voglio metterci 3 ore, 00, 00, ok, e lui automaticamente mi dirà che devo andare a 29,9 km/h, quindi 30 km/h. Benissimo, il sistema mi dice sono 90 km, circa 89-76, sono 681 metri di dislivello in salita e 691 metri di dislivello in discesa. Quindi se torniamo qui vedo anche il grafico della quota, posso, ripeto, decidere il percorso, il tipo di percorso, quindi mountain bike, quello che è. E qui nella mappa io posso zoomare, quindi andare a vedere dove passa il percorso, ed eventualmente se io ho per esempio attrezzo sull'Adda, so che qui per esempio è chiusa questa strada, posso tranquillamente impostare un punto prima, un punto dopo e prendere un punto della mappa e spostarlo, adesso l'ho spostato a caso, all'interno del paese di Trezzo. In questo modo mi farà evitare, se vogliamo fare una cosa più precisa, dovrei fare tipo così, ok, mi fa comunque fare un giro strano, ma vabbè, adesso era solo per fare un esempio. Quindi posso anche andare a modificare il mio percorso. Direi che ci siamo, una volta che abbiamo definito quale sarà il nostro percorso ed eventualmente tutte le diciamo le tempi o velocità che vogliamo mantenere, possiamo salvarlo, quindi cliccando qui salva sul nuovo percorso, salviamo il percorso. Il percorso viene salvato di default, nel mio caso, non so se questa sia un'impostazione globale oppure se sia un'impostazione del mio profilo, viene salvato come privato, come percorso privato, quindi non lo vedrà nessuno se non io con il mio profilo. Posso anche renderlo pubblico, quindi chiunque abbia Garmin Connect può vederlo esattamente nel punto dove abbiamo visto prima, dove sono andato a cercare un percorso. Noi lo lasciamo per questo momento, in questo momento lo lasciamo privato. Che cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo fare invia al dispositivo. Questo passaggio è comune sia che io importi un percorso che ho precedentemente scaricato, sia che utilizzi un percorso già presente all'interno di Garmin, sia che io vada a creare un percorso. Adesso vediamo anche come si fa a crearlo ex novo un percorso. Quindi invia al dispositivo. Seleziono, se ho più di dispositivi disponibili, seleziono quale dispositivo voglio, su quale dispositivo voglio memorizzare il percorso e decido anche se avviare o meno Garmin Express. Ora io utilizzo Linux, quindi non c'è Garmin Express per Linux, tolgo la spunta semplicemente e faccio invia al dispositivo. Se lasciassi avvia Garmin Express e utilizzassi Windows per esempio, il sistema farebbe partire Garmin Express e istantaneamente mi farebbe la sincronizzazione con l'orologio. Io invece, ripeto, tolgo la spunta, faccio invia al dispositivo e mi esce questo messaggio che dice il percorso sarà disponibile sul dispositivo dopo la sincronizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io adesso posso tranquillamente prendere il mio telefono, fare la sincronizzazione con Garmin Connect come app da Android e mi trovo il percorso sul dispositivo. Dicevo, si possono anche creare nuovi percorsi, quindi torniamo su percorsi. Se io faccio crea un percorso, questo l'avevamo visto anche nel blog, decido di fare un percorso sempre di mountain bike personalizzato. Il percorso round trip sostanzialmente chiede quale raggio, quale distanza vogliamo coprire e mi crea un percorso basandosi sul maggior numero di passaggi degli utenti Garmin nelle varie strade e mi crea un percorso di quella distanza. Noi faremo un percorso invece personalizzato, posizione, selezioniamo sempre Lecco per esempio e decidiamo che partiamo da un punto a caso di Lecco, quindi da qui per esempio, e vogliamo andare a, che so io, per esempio facciamo il giro del lago, quindi ci spostiamo qui e poi andiamo qui e poi
Andiamo. Ovviamente io sto facendo assolutamente a caso, cliccando nei punti a caso, per poi ritornare esattamente nel punto, devo ingrandire un po', nel punto di partenza. Ok, quindi ho creato un percorso di 14,40 km per 41 metri di ascesa e discesa all'incirca con la mountain bike. Ho creato il mio percorso. Da questo momento in poi posso fare esattamente come prima, salva e poi invia al dispositivo. Come funziona la creazione dei percorsi tramite l'applicazione di Garmin? Se io imposto dei punti che si trovano vicini o comunque esattamente sulle linee di maggior percorrenza da parte di tutti gli utenti Garmin, il sistema mi cercherà quindi di utilizzare proprio quei percorsi, quindi evitando le strade, diciamo, trafficate, utilizzando piste ciclabili, sentieri, tutto quello che lui ha come mappa disponibile, cercherà di utilizzarlo per evitare appunto di utilizzare sentieri, di utilizzare strade trafficate o cose di questo tipo. È una funzione molto potente, vi consiglio di giocarci un po' perché è veramente interessante. Io lo uso tantissimo quando devo fare degli allenamenti pianificati e in questo modo so che strade andrò a fare, il dislivello, la distanza e anche i tempi di percorrenza. Dicevamo, a questo punto, una volta che ho sincronizzato l'orologio, troverò il percorso sull'orologio e potrò utilizzare la navigazione passo passo. Magari farò un altro video per vedere proprio come funziona la navigazione passo passo, anche se è semplicissima. Nel mio blog trovate il link in descrizione, avevo scritto due parole forse in più. Per il momento vi ringrazio, spero che questo video vi sia stato utile. Vi prego di iscrivervi al canale perché è sempre un grande stimolo, di mettere un like e di condividere il video se appunto se vi è sembrato utile. Grazie mille, alla prossima. Ciao!